Benvenuti gentili telespettatori a questa edizione del nostro telegiornale. Lunedì prossimo il Collegio dei Docenti della Scuola di Pioltello deciderà se confermare la chiusura dell'istituto per la fine del Ramadan, decisione che come sapete ha sollevato molte polemiche. Stamattina sul caso si è espresso anche il sindaco di Milano, Sala. Sentite. Francamente penso che sia stata una decisione anche solo di buon senso, mi spiace che sia stata contestata, ma anche qua non è politica, è organizzazione, quando tu non hai il 50% degli annulli, quindi io in realtà capisco la decisione. Prende posizione il sindaco Sala e si schiera dalla parte del preside della scuola di Pioltello, al centro delle polemiche per la decisione di chiudere l'istituto l'ultimo giorno di Ramadan, il 10 aprile. Lunedì scorso un'ispezione dell'ufficio regionale scolastico della Lombardia aveva stabilito che la delibera che ufficializza la decisione è irregolare, di cui l'invito al preside a ripensarci, che però al momento annuncia una nuova delibera. Lunedì prossimo, 25 marzo, il collegio dei docenti deciderà se confermare o meno la decisione. Il preside ha già scritto alle famiglie annunciando la revisione del calendario scolastico non appena rettificato. A suo sostegno l'intero corpo docente, che ieri ha deciso di affidare alle pagine del quotidiano, prima la Martesana, una lettera. Come lavoratori della scuola scrivono: ci sentiamo offesi e maltrattati, in questi giorni siamo calpestati nei valori e nella dignità. Chi aggredisce un dipendente di una scuola aggredisce lo Stato, aveva dichiarato il ministro Valditara poco tempo fa, ma da giorni ci sentiamo aggrediti e non tutelati dall'ondata di odio generata su stampa e social anche da parte di esponenti politici. Il preside, intanto, prende posizione anche a difesa dei risultati raggiunti dai suoi studenti, fortemente criticati invece dal ministro Valditara, secondo il quale sarebbero nettamente sotto la media lombarda. E sempre stamattina il sindaco Sala ha espresso non un via libera decisivo, ma una sostanziale approvazione sulla richiesta di giustizia riparativa chiesta dagli attivisti di ultima generazione che sono imputati per aver imbrattato la statua Love, il dito di Cattelan. I ragazzi più nel dettaglio hanno proposto di incontrare i giovani delle scuole della città organizzando laboratori e momenti di divulgazione per affrontare la questione ambientale. Al ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, che questa mattina era a Milano, è stato chiesto che cosa ne pensa. Sentite. Ministro, senta, qui a Milano Ultima Generazione ha chiesto l'accesso alla giustizia riparativa e tra le proposte che si fanno c'è quella di andare nelle scuole a parlare di crisi climatica. Lei come valuta questa iniziativa? Io credo che si debba mandare gli esperti nelle scuole a parlare di crisi climatica. La parte di educazione civica, di informazione alle scuole è fondamentale perché è quella che determina anche poi le condizioni di percezione, che porta i giovani a trasferire nelle loro case, nelle loro famiglie, le informazioni e quindi la percezione. Non credo che le scuole debbano essere un luogo di propaganda né da una parte né dall'altra. C'è anche il ristorante di Lautaro Martinez tra i locali derubati nel centro di Milano tra marzo e novembre 2023 dalla banda delle spaccate, sgominata dalla polizia con 7 arresti. Tra i locali derubati a Milano dalla banda delle spaccate smantellata dalla polizia c'è anche il Corache, il ristorante di via Formentini di proprietà del centravanti dell'Inter Lautaro Martinez e della moglie Agustina Gandolfo. Il colpo era andato in scena nella notte tra il 17 e il 18 settembre 2023, ma i dipendenti del ristorante se ne erano accorti soltanto al mattino successivo, al momento dell'apertura. In quell'occasione i ladri erano riusciti a portare via circa 1.000 euro in contanti. L'intera operazione ha in tutto portato all'arresto di 7 cittadini milanesi con precedenti di polizia, 6 uomini tra i 46 e i 57 anni e una 47enne. I poliziotti del commissariato centro hanno iniziato l'attività investigativa su una serie di furti ai danni di attività commerciali che, dall'inizio dello scorso anno, hanno visto gli autori agire con un modus operandi consolidato. Giungevano nei pressi del locale in bici o con monopattini, forzavano le porte d'ingresso dei negozi con grossi cacciaviti, entravano a volto coperto e portavano via le casse e le cassaforti, utilizzando nei casi più difficili anche il flessibile per aprirle. All'esterno vi era un complice che faceva da palo e all'occorrenza un altro complice che arrivava con la macchina per portare via le casseforti. L'abilità degli indagati a camuffarsi e a lasciare dietro di sé pochi indizi ha impedito per molti mesi agli investigatori del commissariato centro di dare un'identità alle varie figure di volta in volta riprese dai sistemi di videosorveglianza.
Punto significativo delle indagini si è avuto tra fine settembre e inizio ottobre, quando in un'occasione, durante la notte, due guardie giurate hanno visto due ladri che uscivano da un ristorante di Piazza Vetra e salivano su un furgone di cui sono riusciti a scorgere la targa. Qualche giorno dopo, sempre di notte, una volante della Polizia di Stato ha sorpreso in flagranza uno dei ladri mentre cercava di forzare la porta di un mini market in via Vincenzo Monti. Successivamente, gli agenti di Piazza San Sepolcro sono giunti all'identificazione delle persone ritenute responsabili dei colpi. E veniamo alla vicenda preoccupante con la lite in cui una quindicenne ha coltellato una quattordicenne mentre gli amici hanno filmato la scena. È successo a Roè Volciano, a una fermata del Pullman, nella Bergamasca. A Roè Volciano, nel Bresciano, una ragazzina di 15 anni ha ferito in modo grave con ripetute coltellate una quattordicenne durante una lite. Tutto sotto gli occhi di un nutrito gruppo di coetanei delle due che le incitava e allo stesso tempo registrava la scena con i telefonini. I video sono diventati virali online. La rissa è scoppiata a una fermata del Pullman poco distante da una scuola del paese. La vittima è stata trasferita in ospedale in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. La responsabile è stata portata in caserma dai carabinieri a Salò, l'ipotesi d'accusa è tentato omicidio. Le due ragazze si trovavano alla fermata di un pullman quando hanno iniziato a discutere, pare per un ragazzo conteso. Dopo una serie di insulti e accuse, tra le due è scoppiata la rissa, ripresa appunto dai telefonini. La situazione è poi degenerata quando la quindicenne ha tirato fuori dalla tasca un coltello a scatto e ha colpito l'altra con, pare, 7 coltellate alle braccia, ai fianchi e alle cosce. Solo in quel momento, finalmente, è intervenuta una coetanea che ha disarmato la giovane e messo fine all'aggressione. La quattordicenne, in un primo momento, non si è resa conto di essere stata accoltellata. A Milano, da oggi a domenica, l'Allianz Mico fa la cosa giusta, la fiera portavoce della sostenibilità. Stamattina ad aprire il Cardinal Zuppi, portavoce del Papa per la pace in Ucraina. Torna anche quest'anno, fa la cosa giusta per la sua 20ª edizione, un anno speciale che vede poi al suo interno anche la Fiera dei Grandi Cammini, l'evento più importante in Italia dedicato proprio al turismo lento, al turismo responsabile, ai cammini, a piedi, in bicicletta. È un luogo dove il mondo, le associazioni, le istituzioni, gli appassionati si ritrovano per scoprire insieme il prossimo viaggio, il prossimo cammino. Fa la cosa giusta è appena partita, è davvero iniziata da pochi minuti, stanno cominciando a entrare le scolaresche che animano come di consueto il venerdì di Fa la cosa giusta e aspettiamo tutti i curiosi, i camminatori e gli appassionati a venire a trovarci. I cammini sono uno dei turismi molto importanti per la nostra nazione, l'anno scorso ero qua che avevamo messo a disposizione 4 milioni di euro, abbiamo finanziato 15 progetti, ieri ho firmato gli ulteriori 15 milioni di euro che finanziamo tutte le richieste dei progetti che sono 40 progetti, quindi sono tante per migliorare naturalmente quello che sono i nostri cammini perché abbiamo dei cammini straordinari che hanno bisogno di essere messi a punto da tutti i punti di vista anche della comunicazione, per cui abbiamo potuto esaurire con i 15 milioni tutte le richieste che erano pervenute. Questo per dire che questo governo e il ministero sono molto attenti perché crediamo che uno dei motivi per cui i turisti vengono della nostra nazione è anche per poter stare in mezzo alla natura e fare dei cammini che non abbiamo, voglio dire, concorrenza. Ci dobbiamo credere e investire di più. Il Ministero della Salute in una circolare inviata alle regioni invita a potenziare la sorveglianza contro la dengue, implementare le bonifiche e formare il personale sanitario fornendo indicazioni anche ai cittadini. Si dovrà provvedere alla predisposizione previa programmazione di misure locali di monitoraggio e di contrasto dei vettori, individuare tutti i potenziali siti a rischio di introduzione di nuove specie di zanzare invasive, provvedere alle attività per una corretta comunicazione che aumentino la consapevolezza del rischio dengue in ambito pubblico, previsti controlli anche nelle donazioni di sangue.
E da ieri per 3 giorni Milano ospita il primo Festival della Prevenzione LILT, Lega Italiana della Lotta ai Tumori. Anche il ministro Schillaci oggi era a Milano per ricordare l'importanza dei controlli e dei corretti stili di vita. In Largo Treves a Milano è stato allestito un camper per le visite gratuite. Noi abbiamo incontrato lì 2 medici. Sentite. Oggi celebriamo qui a Milano la prima edizione del Festival della Prevenzione nei confronti della patologia, che è ancora la patologia più destruente sotto l'aspetto psicologico e fisico, e cioè il cancro. L'alternativa però a questa parola cancro è la guaribilità determinata dalla prevenzione, perché la prevenzione è l'unica arma vincente oggi contro i tumori, e la LILT è impegnata in questo, nel diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita. Quando parliamo di prevenzione primaria, di prevenzione secondaria, di prevenzione terziaria, sono dei presidi che la LILT affronta su tutto il territorio nazionale, e l'ideale sarebbe che questa iniziativa, che vede anche la presenza delle massime autorità governative e regionali, possa essere portato, possa essere ripreso dal prossimo anno in tutto il paese, e cioè nelle associazioni provinciali della LILT. In cosa è importante la prevenzione al maschile? Beh, prima di tutto perché la prevenzione al maschile esiste poco, gli uomini sono poco abituati ad avere cura di se stessi e quindi hanno una scarsa sensibilità alla cura del proprio corpo, ai segnali che il corpo gli dà. Questo in realtà produce degli effetti che sono misurabili, sono abbastanza negativi per quello che riguarda la prospettiva di anticipare la diagnosi di neoplasie, anche importanti. In particolare il messaggio è rivolto ai soggetti giovani che sono suscettibili di una malattia infrequente, rara, che è il tumore del testicolo, ma che può avere un impatto estremamente importante sulla vita di queste persone, di questi giovani. L'abitudine a fare autopalpazione del testicolo è qualcosa che andrebbe raccomandato a partire dai 18 anni di età, e può essere fatta comodamente a casa dopo una doccia calda, valutando quelle che sono le caratteristiche dei due testicoli, sapendo che comunque i due testicoli non sono mai simmetrici. Quello a cui si deve fare attenzione è un cambio di consistenza, se ci sono delle aree che cambiano di forma, e eventualmente modifiche del volume del testicolo rispetto all'altro. Questo può produrre la possibilità di individuare con elevato anticipo una piccola neoplasia testicolare, che potrebbe essere quindi curata in uno stadio precoce, quindi con delle migliori prospettive di cura. Altra patologia a cui i maschi dovrebbero essere attenti sono tutte le patologie che riguardano il pene, organo estremamente sensibile a cui si fa poca cura. Il tumore del pene in realtà è un tumore molto molto raro, però è un tumore che può essere devastante. Anche in questo caso l'attenzione a piccole lesioni del pene, che tendono a non guarire dopo una prima applicazione di terapie topiche, magari somministrate dal medico di medicina generale o del dermatologo, devono essere attenzionate particolarmente, e bisogna rivolgersi a uno specialista per eventualmente fare una biopsia. Questo può permettere un'anticipazione della malattia in fasi più precoci, consentendo quindi un trattamento che conserva l'organo. Domani, sabato 23 e domenica 24, tornano le giornate FAI di primavera. Tanti gli appuntamenti a Milano e in Lombardia. Sabato 23 e domenica 24 marzo tornano le giornate FAI di primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. 750 luoghi in 400 città saranno visitabili a contributo libero in tutta Italia. In Lombardia saranno 129 i beni che apriranno le loro porte in 51 comuni. A Milano saranno visitabili alcuni luoghi. Il grattacielo Pirelli, comunemente conosciuto come il Pirellone, è uno dei simboli della città e con i suoi 127 metri e 31 piani, fino al 2010 ha dominato lo skyline milanese. Costruito fra il 1956 e il 1960, è considerato il capolavoro dell'architetto Gio Ponti e del suo studio. A commissionarlo è stato il gruppo industriale Pirelli, capitanato dai fratelli Alberto e Piero Pirelli, i quali desideravano promuovere l'immagine della società con un edificio rappresentativo in una posizione strategica a ridosso della stazione centrale e nell'area destinata al nuovo centro
centro direzionale. Ad aprire le porte sarà anche Palazzo Marino. Situato nella zona monumentale ottocentesca post-unitaria del centro storico, Palazzo Marino è la sede del Comune di Milano dal 1861. Commissionato dal banchiere e commerciante genovese Tommaso Marino per farne la sua residenza, è un capolavoro assoluto della storia dell'arte manierista, costruito fra il 1557 e il 1563 sul progetto dell'architetto perugino Galeazzo Alessi. Altro appuntamento atteso, quello con l'ippodromo SNAI San Siro. Polmone verde, location polifunzionale e soprattutto luogo aperto alla cittadinanza, in grado di accogliere tutti gli sport equestri, ma anche arte e musica, dove passato e futuro possono incontrarsi e regalare ai cittadini un connubio di storia e innovazione. Realizzato dall'architetto Paolo Vietti Violi, l'ippodromo SNAI San Siro venne inaugurato nell'aprile 1920. Il complesso, che si distingue per il suo unico stile liberty, è composto da piste per le corse, campo di gara per l'equitazione, piste di allenamento, tribune e scuderie immersi nel verde. E ancora l'ex palazzo del Banco di Roma, noto come Palazzo Edison, ingresso riservato agli iscritti FAI. La sede milanese dello studio legale DLA Piper sorge nel distretto degli affari, dove trovano sede altri istituti bancari e istituzionali. Nato come Palazzo del Banco di Roma, l'edificio fu costruito fra il 1938 e il 1941 dall'architetto Cesare Scocciamarro, nella centrale piazza Edison, in un lotto di forma triangolare. L'architettura monumentale è caratterizzata dalla facciata concava del torrione, che fa da quinta a Palazzo Edison, sulla quale si affaccia. Tra i luoghi da visitare anche la stazione Carabinieri Compagnia Milano Duomo, Dolce & Gabbana Beauty di via Kramer e la Galtrucco, marchio storico della celebre azienda di tessuti della Lomellina di fine Ottocento. Un'altra giornata drammatica sul fronte degli incidenti sul lavoro a Val di Dentro, in provincia di Sondrio. Un operaio di 51 anni è morto dopo essere stato schiacciato da 300 kg di pannelli di legno. Inutili i soccorsi. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Una perturbazione nella seconda parte della giornata di sabato apporterà tratti dell'instabilità con qualche fenomeno sulle Alpi in Liguria e sulle regioni di nord-est. Ma diamo subito uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa in Lombardia. Mattinata nel complesso stabile ed assolata, un po' più di instabilità invece nelle ore pomeridiane con dei fenomeni principalmente tra Alpi e Prealpi, qualche piovasco anche sulle alte pianure. Clima decisamente mite con punte di 20-21 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, sole che splenderà ovunque, l'alta pressione tornerà qui a rinforzarsi, temperature massime però che tenderanno leggermente a diminuire ma con valori comunque oltre i 15 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Renato Vallanzasca non può più andare almeno una volta a settimana durante il giorno e per alcune ore, come faceva ultimamente, nella comunità terapeutica che frequentava già da alcuni anni. Per la sorveglianza di Milano, infatti, le sue condizioni fisiche e psichiche sono tali che quel posto non gli può garantire l'assistenza necessaria, ma secondo i suoi difensori, tra cui l'avvocato Corrado Limentani, in quel luogo c'è invece assistenza e gli è utile comunque per alleviare il decadimento delle condizioni di salute del 73enne ex protagonista della mala milanese degli anni 70 e 80 e che ha già trascorso oltre mezzo secolo di vita da detenuto. Nel maggio dello scorso anno, su istanza degli avvocati Limentani e Paolo Muzzi, il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva concesso nuovamente i permessi premio per frequentare la comunità, revocati qualche mese prima. Ora è arrivato lo stop dal giudice e la difesa è pronta a fare reclamo. Il nostro telegiornale termina qui. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.